Ciao amici, benvenuti in questa nuova puntata. Io sono Alessio, per chi non mi conosce, mi occupo di realizzare contenuti online per appassionati di fotografia, video, tecnologia in genere, per farti vivere questo mondo in modo più consapevole. E seguendo questo mio obiettivo, questo mio scopo, oggi ti vado a parlare e farti conoscere di un sistema per crearti il tuo sito web personale. Aspetta, so già che tanti ti hanno fatto una testa così dicendoti che il sistema più diffuso è WordPress, e quindi se è più diffuso significa anche che funziona bene, ed è vero, funziona molto bene. Tuttavia è un sistema che, per quanto poco, necessita di determinate conoscenze, non è proprio di semplice impatto la prima volta che ci entri nel capire come funziona. Crearci un sito web non è proprio alla portata di tutti. Però esistono delle alternative molto valide, affidabili, perché esistono ormai da tempo, non sono quelle meteore che arrivano, fanno i numeri e poi spariscono perché non sono più seguite dal punto di vista dell'assistenza, eccetera. Funzionano bene, talmente bene che io ho deciso di portare il mio sito web personale, non il blog che necessita di alcuni aspetti tecnici che solo WordPress può darmi, ma ho deciso di portare il mio sito web personale in questa piattaforma. Ma perché? Perché è semplice, facile, leggera, è veramente alla portata di chiunque, e adesso te la faccio conoscere. E siamo qui sul desktop, il mio computer. Come puoi vedere, eccolo qui il sito. Card con due R, non so nemmeno se si pronuncia così a dirti il vero. Ad ogni modo è in inglese, ok, all'inizio, però è facile, non è complesso, adesso lo vedrai anche tu. Insomma, questo sito cosa ti dà? Qua mi chiede subito di fare il login o scegli un punto di partenza, vabbè, non importa, scendiamo. In sostanza, ecco qui, funziona in modo molto semplice. Ci sono dei template predefiniti, tu puoi anche personalizzarli, ovviamente dipende un po' anche dal piano che tu vai a sottoscrivere con loro, perché non è gratuito, ti offre dei servizi a pagamento ma costano veramente poco, ma veramente veramente poco. Dopo, se vuoi cose più complesse, puoi farlo. Ad ogni modo, qui hai vari template, loro appunto ti dicono che è facile, è responsive, quindi si adatta agli smartphone, ai device, e si adattano molto molto bene. E eccolo qui, sì, beh, puoi iniziare con Card in versione gratuita, ovviamente è un po' limitato, io ti consiglio di andare perlomeno con un piano di partenza base di $19 all'anno, sono una sciocchezza, meno di €20 all'anno veramente per avere un sito web personale. Ad ogni modo, iniziamo a vedere i template, ovvero qualche modello. Andando qui su scegli i template, eccoli qua, quindi hai molti, li hanno divisi per profilo, landing page, form, significa form che se hai bisogno che qualcuno possa inserire qualcosa, scriverti un'email, inserire una mail per iscriversi a una newsletter, eccetera. Portfolio, adatto soprattutto per chi deve far vedere qualcosa, sei un fotografo, produci qualcosa, quindi vuoi far vedere i prodotti che realizzi, oppure selezionati, ovvero ti fanno vedere quelli che loro hanno selezionato, ed è dove io andrò a parare, perché voglio scegliere uno di questi temi. Ad ogni modo, vuoi vedere uno dei temi? Guarda, quindi ho selezionato qualcuno, questo è uno dei temi, guarda che carino che è, qui è molto semplice, è un biglietto da visita in sostanza, perché c'è il tuo nome, alcune descrizioni, ci sono i link, ma guarda che bello proprio quando passi sopra con il mouse, che ti danno la possibilità di accedere alle piattaforme. Quindi se sei una persona che è presente in molti social e non ha necessità di farci un sito dove deve spiegare il nulla, ma semplicemente vuol dire guarda, io sono io, e se mi trovi qui dove ci sono le varie piattaforme, e qui puoi utilizzare questo metodo, un bel biglietto da visita, in modo tale che se vai in giro qualcuno ti chiede ma dove posso trovarti, eccetera, non gli dici su Facebook, no, gli dici vai su alessiofurlan.com e li trovi tutto. Arrivano lì e tac, hanno tutte quante le piattaforme. Se uno utilizza prevalentemente Instagram, va su Instagram, mi trova, LinkedIn, Facebook, eccetera. Ma c'è anche questo template che mi piace molto, sempre stile biglietto da visita, dove c'è una descrizione molto semplice, è come logica uguale al precedente, eccoli qui tutti i link, però molto più minimal, particolare, bello bello anche questo, vedi quando passi sopra con il mouse. Poi c'è questo,
che è quello che mi è piaciuto di più, o meglio tra questi che ho selezionato, ma si sta presto anche a cambiare, che praticamente è sempre un biglietto da visita, quindi c'è questa descrizione molto semplice, bianco, minima, guarda che bello, qui sotto il link ai vari social eccetera dove possono trovarmi, ma anche delle pagine, quindi ad esempio work, guarda com'è anche l'animazione, chiude, si apre questa pagina, posso parlare un pochino, posso tornare indietro, about, questi si possono tutti cambiare, questi testi, adesso lo vedremo, anche qui do una descrizione di me stesso, back, e contatto, questo è molto bello, mi si apre questo form dove le persone online possono compilare ed inviarmi un messaggio, quindi mi arriva un messaggio da chi mi scrive dal web praticamente. Poi c'è un altro template, questo qui, che mi piace molto, ma non so ancora se andrò a utilizzare. Questo è più un sito proprio istituzionale, vedi, Untitled Project, ok, qui devi inserire tutti i testi, continua, guarda come scorre, e ci sono vari blocchi, quindi posso scegliere di parlare di determinate cose, tipo chi sono, il lavoro, altre informazioni, e qui in fondo hanno messo a disposizione la possibilità di inserire l'email per iscriversi alla newsletter, si può fare, ma volendo posso anche inserire il form per essere contattato tramite messaggio, appunto, quindi si può fare anche questo. Qui sotto tutti i link ai vari social e ovviamente il copyright. Allora, tra questi, anche per non fare un video eccessivamente lungo, io ho deciso di scegliere questo modello sul quale andrò a creare il mio sito web. E da dove si parte? Allora, prima di entrare su card eccetera, vedere le opzioni che ho all'interno, è fondamentale capire, una volta capito, individuato il modello, almeno questo è il mio punto di vista, una volta che hai individuato il modello del template che vuoi utilizzare, vedi le sezioni work, dopo c'è about, ovvero chi sono, e contatto, e poi ci sono tutti i link dei social. Quindi mi serve sostanzialmente un qualcosa da scrivere qui, un qualcosa da scrivere su work, un qualcosa da scrivere su about, ovvero chi sono, e mi serviranno tutti i link dei social sui quali voglio indirizzare le persone, e mi serviranno almeno un paio di foto da abbellimento, posso essere me stesso, ma anche altre foto che ho realizzato. Quindi di fatto io, come ho operato? Ho operato mettendomi degli appunti, li hai già visti nel screenshot, qui avevo i link delle demo che mi sono piaciute, ho i link dei miei social che andrò a utilizzarli da inserire qui sotto, e ho già scritto dei testi, dei piccoli testi che mi serviranno per copiare e incollare velocemente quello che mi serve. Mi mancano le foto, e le foto le trovo, sposto un po' la pagina, eccole qui. Ecco le foto, queste qui sono le foto del mio Unsplash come icone, eccole qua, che però sono un po' troppo grandi, devo ridimensionarle un pochino, e per far questo vado a sfruttare, eccolo qui, Affinity Photo, facendogli fare un bel batch, quindi esporta in nuovo processo batch. Se non sai come funziona tutto, ti ricordo che io ho un corso completo che parte dalle basi fino ai concetti più avanzati su Affinity Photo, su questo software, dove spiego anche proprio questo passaggio, quindi vai qui sotto nelle note dell'episodio, trovi il link ai miei corsi. Ok, siamo qui, vado a fare un batch aggiungendo tutte le immagini, scrivania, foto, andiamo a inserirle tutte quante, gli dico di salvarmele come JPEG, dove nella posizione originale scrivania, foto, autorizza, e larghezza, cosa gli metto? Gli metto massimo 2000 di larghezza o massimo 2000 di altezza. Clicchiamo su ok e Affinity Photo sta facendo tutto il batch, ovvero mi sta convertendo le mie immagini. Eccole qui, sono già state sovrascritte, infatti elenco, vediamo, eccole qui, tutelato maggiore 2000 pixel, ottimo, 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 vedi che pesano anche poco, perché è importante il fatto che le foto pesino poco, perché velocizzano il caricamento. Ok, qui ho le foto, adesso direi che possiamo anche cominciare. Da card ti fai l'account eccetera, vediamo se ci sono anche i prezzi, ma li vediamo alla fine magari i prezzi. Io faccio il login ed entro sulla mia interfaccia di lavoro ed eccomi qui sulla dashboard di card. Vedi già che c'è un sito presente, perché c'è il sito di Mastermind Photo Italia, conosco questo strumento, già lo utilizziamo, ti metto qui nelle note dell'episodio il link proprio a quel sito, quindi puoi anche vedere come funziona e magari vai anche a ascoltarti qualche puntata del podcast fatto assieme a Daniele e Riccardo. Ad ogni modo,
molto molto semplici, a parte le varie impostazioni che abbiamo qui, gestire il nostro account, vedi che ci sono anche i piani. Io sto utilizzando attualmente, non mi ricordo più, il piano Pro, che dovrebbe essere questo, da 20 euro l'anno. Insomma, ci sono alcune cose che puoi fare, non mi interessa. Torniamo qui su gestisci i tuoi siti e vado a creare un nuovo sito. Ok, qui mi chiede di scegliere un template. Come vedi ce ne sono tanti, sono divisi per tipologia come ti avevo già fatto vedere prima, e a me interessa, dov'è, eccolo qui, quello che ti dicevo, questo è il template che mi interessa. Posso già vedere una demo come funziona, l'avevamo già vista anche prima. Ha l'etichetta Pro, significa che ha delle funzionalità che trovi solo nel piano a pagamento, ad esempio ha il sistema di contatto, il form, c'è solo nella modalità quello a pagamento, e vado a selezionarlo. Ok, selezionato il nostro template, è molto semplice da capire, è totalmente vuoto. Noi dobbiamo inserire i testi e le foto, quindi è per quello che mi sono anche tenuto pronto sia i testi, sia i link, sia le foto come le ho gestite prima con Affinity Photo. Da dove iniziamo? Iniziamo dai testi, dai. Quindi vado qui, clicco lì e cambio il mio nome. Come vedi, quando selezioni un testo, qui ci sono tutte le opzioni disponibili. Puoi fare un testo in grassetto, eccetera, ma poi ci sono anche delle modifiche sul colore, le dimensioni, veramente puoi cambiare tutto. Io ti consiglio di fare questi cambiamenti solo quando hai un po' di confidenza. Mantieniti al design che ha scelto, chi ha creato questo template, perché si presume sia una persona che ha studiato e conosce come funziona la grafica, l'estetica. Quindi io di solito non vado a mettere tanto le mani in queste cose, perché mi fido di quello che hanno fatto altre persone più esperte di me su questo campo. Cliccando qui sull'ingranaggio abbiamo anche la possibilità di fare modifiche aggiuntive se viene permesso dal nostro piano. Ad esempio qui c'è il lucchetto, devo fare un upgrade per poter mettere le mani lì. In quel caso decidi tu, insomma, cosa fare, non importa. Torniamo qui, qui abbiamo la possibilità anche di scegliere la tipologia, se è il nome del sito, eccolo qui, paragrafo, testo, site title, eccolo qua, e scrivo il mio nome, Alessio Furlan. Ottimo, voglio vedere come viene, clicco lì, eccolo, già lo vedo, e ho scritto creator, quindi qua sotto creator, perfetto. Vedi che ogni volta che faccio la modifica è inserita. Vado anche ad inserire il testo, quindi CTRL C, vado qui, ecco che posso inserire il testo. Ottimo, vuoi inserire, ti faccio vedere, vuoi inserire una parte in grassetto, tipo scegli tu l'etichetta che vuoi darmi e voglio scriverlo in grassetto. È semplice, qui ho le istruzioni, inserisci per il bold, che sarebbe il grassetto, i due asterischi prima e dopo. Quindi vado qui e metto asterisco asterisco, vado alla fine all'interno del punto asterisco asterisco e già lo vedo, conferma, eccolo qui, semplice. Vado avanti, qui al posto di work vedi che ci sono i vari tasti, posso aggiungere altri tasti. Al posto di work, cliccando lì, scrivo lavoro, anzi collaborazione, collabora, e lasciamo questo link, perché in sostanza funziona in questo modo: il tasto quando tu clicchi devi andare da qualche parte, e card funziona, te lo faccio vedere, eccolo qui, e funziona in questo modo: tu hai la pagina principale, per quando clicco su collabora che manda a work, mi manda a questa pagina che vedi è divisa da queste due linee orizzontali, quindi work lavoro, qui vado a compilarla. Se clicco su about mi manderà su questa pagina about, se vado su contatto mi manda su questa pagina contatto, vabbè, in fondo eccola qua. E in più c'è anche thank you, ovvero quando tu clicchi su invia messaggio ti dà anche una pagina di ringraziamento, molto molto carino e funzionale. Però queste pagine sono nascoste, in sostanza tu vedi solo questa principale, dopodiché potrai vedere tutte le altre. Andiamo avanti, about, e lo cambio in non collabora perché è l'altro tasto, about, chi sono, oh no, ok, contatto, contatto, contattami, mail, ok, anzi contattami, perfetto,
Oh, bene, vedi che avendo inserito dei testi più larghi i pulsanti si sono adattati. Volendo posso anche cambiare le dimensioni dei pulsanti e dei bottoni in modo da adattarli a questo spazio e farli star dentro tutti in una riga, ma insomma è una cosa che deciderò dopo, eventualmente guardando l'estetica finale. Ok, e qui ci sono, manca da inserire la foto, clicco qui, vado su upload e vado a scegliere una foto. Direi che tra queste ci potrebbe stare una verticale, questa, ma anche una tutto sommato è quasi quadrata, o è un quadrato addirittura come ritaglio, quindi ci sta bene un po' tutto. Va, prendiamo questa, dai, apri, perfetto, ecco qui, già mi propone un ritaglio. Muovendo questi punti posso scegliere la larghezza, qui ho delle opzioni disponibili, posso fare delle modifiche, posso fargli fare delle modifiche automatiche o applicare degli effetti, posso invertirla in orizzontale, verticale, ruotarla, posso attivare il no crop, quindi si adatta a lei con il no crop, vedi, fa lei, vediamo, accetta, vediamo cosa succede, vedi, viene adattata al posto nel quale l'ho posizionata. Bene, qui posso inserire del testo sull'immagine, non che viene visualizzato, i motori di ricerca quando vanno sul mio sito capiscono che qui c'è una foto che si chiama così. Posso anche mettere un link URL, ovvero far sì che questa immagine diventi cliccabile mettendo un link e cliccando lì vada da qualche parte. Potrei dire ok, sì, voglio che se uno clicca là mi finisca sul mio Unsplash, che è questo qui, vedi, ho l'elenco dei miei social, lo metto qui. Qui abbiamo le opzioni, che tipo di URL, puoi anche applicare delle opzioni aggiuntive, io inserisco questa, ovvero con questo codice aggiuntivo sull'URL permette di aprire la pagina su un'altra pagina, appunto su un'altra scheda del browser. Se voglio posso inserirla. Ok, conferma, bene, ci siamo. Continuiamo con la modifica di questa pagina inserendo i social. Qui abbiamo tutte le icone, clicco lì, mi si apre questa colonna dove posso modificare i social, e qui è veramente bello perché è estremamente completo. Allora, Twitter io non lo utilizzo, quindi via Twitter. Facebook non ce l'ho, via Facebook. Instagram non mi ricordo più, sì, ce l'ho, non l'ho inserito qui, ad ogni modo andiamo ad inserirlo. Instagram, qui scegli la tipologia, cliccando lì vedi quanti social, quanti strumenti, quanti servizi che puoi collegarci, e questo significa che scegliendo uno di questi già lui ti mette l'iconcina. Quindi ad esempio Instagram mi mette, eccola qui, l'iconcina di Instagram, e quindi è molto molto bello, eccola qui l'iconcina, vedi, andando qui cambio, andiamo su Instagram, il mio account è Alessio Furlan PH, metto slash e il codice chiocciolina blank per far sì che si apra in un'altra pagina. Ok, conferma, no, anzi vado a modificare le altre. Unsplash, eccolo qui, vado a prendere il mio Unsplash, Ctrl C, Ctrl V. Ok, andiamo avanti, cosa abbiamo ancora qui? Mobile no, lo elimino. Email, vediamo, posso inserire direttamente l'email, però a me non va tanto, preferisco mandare le persone qui alla sezione about, che appunto la vedo qui, no scusa, sezione contatto, cancelletto contact, quindi li voglio mandare lì, è molto semplice, vado qui all'interno, mi basterà inserire contact. Bene, in questo modo quando le persone cliccheranno qui non si aprirà un'email, ma verranno mandate direttamente qui per l'inserimento di un messaggio praticamente. Andiamo avanti, vediamo altri social da inserire. Cosa devo inserire? YouTube, quindi aggiungo, scelgo le email, cerco YouTube, mi basta premere Y per andare subito su questa qui, YouTube, benissimo, vado a copiare il mio profilo, voilà. Posso ovviamente spostarlo di gerarchia, voglio prima YouTube, dopo Instagram, Unsplash, eccetera. Il podcast, Unsplash, Patreon, andiamo a mettere il Patreon, ci aggiungi, Patreon, P, c'è Patreon, di solito alla fine, dove ci sono tutti i servizi, Patreon, eccolo qui, Patreon, mi crea l'iconcina del Patreon, inserisco il testo, ottimo anche questo. Telegram, mi manca Telegram, Ctrl C,
aggiungi, ovviamente c'è anche Telegram, ci mancherebbe. Telegram, eccolo qui, anche qui iconcina Telegram. La storia delle iconcine è veramente comoda, perché poter avere le icone automatiche, tanta roba. Quindi mancherebbe podcast, e per il podcast andiamo ad inserire podcast. Non so se ha un podcast generico, non credo. Infatti devo scegliere, di solito vado a prendere quella di iTunes o Spreaker addirittura. Vediamo, ci dovrebbe essere Spreaker, SP, Spotify, c'è anche Spreaker, grandioso, quindi posso mettere Spreaker o l'iconcina di iTunes, iTunes, che forse iTunes è quella che più è riconoscibile, anche se non è corretto utilizzare quella. Quindi podcast, vado a prendere questo qui, vado ad applicarlo, conferma, ottimo, vedi qui sotto tutte le mie belle iconcine. Ovviamente poi deciderò come posizionarle, potrei mettere ad esempio quelle dei contatti alla fine, quindi porto qui in fondo sia Telegram che email, vai sotto qui, ok, perfetto, in modo da avere le ultime due iconcine di contatto alla fine. E vado a cambiare anche il copyright, andiamo qui e lo chiamo Alessio Furlan. Ci aggiungo anche il 2020 davanti, magari che torna 2021, dove siamo 21, così inserisco anche l'anno. Tutti i diritti sono riservati. Che brutto però scrivere questa cosa, io lascerei semplicemente copyright Alessio Furlan. Ottimo, vediamo, conferma, bene. Allora, io ho fatto praticamente tutto sulla prima pagina, però non posso salvare fin tanto che non vado a completare tutte le pagine sulle parti mancanti. Nello specifico, qui mancano le foto, perché se io clicco qui sul salvataggio, gli do un nome e lo chiamo Alessio Furlan, descrizione, richiesta, creator, dopo posso anche modificare queste cose, salva come bozza, salva, e mi dice che prima di salvare devo finire di inserire alcuni elementi. Non può salvarmi il sito fin tanto che non vado a completare degli elementi, e me li evidenzia, eccoli qui, le foto. E infatti una cosa da sapere è che non puoi salvare una bozza del sito fin tanto che non vai ad inserire queste parti mancanti fondamentali, che sono le foto. Quindi metti magari delle foto a caso, ma inseriscili per salvare il tuo sito web. Quindi vado qui e vado ad inserire un'altra foto, questa qui, apri, perfetta, accetta, e vado qui in fondo, ne scelgo un'altra, scegliamo questa qui di Venezia, apri, perfetta, accetta, ottimo, direi che abbiamo finito. Adesso sì, se io vado in salvataggio, come copia, salva, eccolo lì, vedi che me lo salva perché ho inserito le parti mancanti. Adesso andiamo anche a vedere un po' la bozza del sito web, vedi, ok, o visita sito web, ok, vediamo se c'è la possibilità di vedere la bozza. No, non mi dà la possibilità fin tanto che non vado a pubblicarlo almeno con il sito, quello card finale, perché non è necessario avere il proprio dominio, ma puoi utilizzare anche quelli suoi personali. Fin tanto che è in bozza non puoi ovviamente vederlo. Ok, andiamo avanti, dai, chiudiamo e andiamo a completare un po' il tutto, perché il grosso l'abbiamo fatto alla fine, abbiamo inserito le iconcine. Adesso qui si tratta solo di inserire i testi, tipo collabora, qui su lavoro cambio in collabora, eccolo qui, e vado a prendere, sì, era collabora, vediamo, mi ero confuso, collabora, collaborazioni, ce l'ho qui, quindi CTRL C, vado qui all'interno del testo, CTRL A, CTRL V, ho inserito il testo, perfetto. Qui su back scrivo, cambio il nome, ovvero torna all'home page, home, metto così, conferma. Qui posso scegliere freccia a sinistra, freccia a destra, vediamo, guarda robe che posso inserire, sono tutte le solite iconcine che potevi inserire anche prima, vedi, altri metodi, va bene, dai, mettiamo, vediamo, left, eccola qui, erano questa, no, era una freccia,
left arrow, eccola qui, perfetto, ottimo, qui ho già completata. Vado qui sotto su, vediamo cos'era, about, sarebbe chi sono, e vado a copiare anche qui il mio testo, ctrl c, cambiamo qui chi sono, ottimo, e cambiamo il testo qua, colla, perfetto, e home, home. Ok, andiamo giù, vedi che è molto veloce alla fine, perché quando hai fatto la parte iniziale, la copertina, dopo è tutto abbastanza semplice. Qui back lo chiamiamo, come ti dicevo prima, home, perfetto, contatto, modifico qui, scrivimi, bene, vuoi farmi, qui non ho inserito il testo quindi devo buttarlo io, vuoi farmi una domanda, hai un quesito, quesito da pormi, vuoi metterti in contatto con me per... usa questo form, perfetto, vuoi farmi una domanda, hai un quesito da pormi, vuoi metterti in contatto con me per una collaborazione, usa questo form, perfetto, ottimo, molto molto semplice. Andiamo qui. Adesso possiamo cambiare, vedi qui il nome, email, message. Qui abbiamo la tipologia contatto o iscrizione. Nel nostro caso va bene contatto. Qui dobbiamo inserire l'email dove vogliamo ricevere i messaggi che ci scrivono. Quindi è molto importante inserire la nostra email corretta, che potrebbe essere, vediamo, business@alessiofurlan.com, che è la mia email destinata a chi vuole mettersi in contatto con me, oppure potrei utilizzare web, che è un'altra mail che utilizzo per chi mi contatta dall'online. Perfetto, c'è la possibilità di attivare questa modalità che va a filtrare in sostanza quelli che secondo Card sono dello spam. Io ti consiglio onestamente di disattivarlo, perché ho riscontrato che qualche volta non mi faceva arrivare dei messaggi che invece erano corretti. Ovviamente erano dei messaggi tipo test prova che utilizzavo per vedere se funzionava l'email che ho inserito qui, se mi arrivavano i messaggi, però lui, vedendo questi messaggi un po' strani, andava a tagliarmeli perché pensava appunto che fosse spam. Una volta completato, bella questa qui, una volta completato cosa vuoi fare? Puoi reindirizzare la persona, una volta praticamente che lui clicca send message, invio, venga reindirizzato da qualche altra parte, oppure che venga mandato, come in questo caso, a quest'area contact done, ovvero conferma di invio, che sarà questo messaggio. Quindi puoi anche utilizzare questo metodo, ma non abbiamo finito perché ci sono ancora dei test in inglese da correggere, e nello specifico andiamo qui su campi e vedi name, lo chiamiamo nome, vedi che cambia email, messaggio. Puoi anche inserire delle ulteriori modifiche qui, company name, vedi, phone number, subject, campo richiesto, molto importante adesso che c'è questa regolamentazione sul trattamento dei dati personali, io ti consiglio di attivare richiedi consenso, ovvero traduci questo, accetto che i dati inviati siano usati per essere ricontattato o ricontattata. Accetto che i dati inviati siano usati per essere ricontattato o ricontattata. Perfetto. Invio messaggio, dov'è? Eccolo qui, il tasto, il button invio, che lo chiamiamo invia messaggio, perfetto, ottimo, ci siamo qui, conferma, diamo un bel salvataggio per sicurezza, quindi non rischiamo di perdere quello che abbiamo fatto, direi che ci siamo. Andiamo sul thank you, che è il ringraziamento, ovvero grazie, messaggio inviato, oh grazie, vabbè, no, siamo così. Allora ti confermo che il messaggio, o meglio, il messaggio è stato inviato. Solitamente rispondo entro 24-48 ore. E qui sotto lascio ok, ovvero messaggio è stato inviato, ok. Dove rimanda ok? Se noi andiamo a vedere, questo pulsante, devo cliccare lì, button, ok, rimanda alla home.
confermo. Vedrai che adesso posso salvare, ma posso anche utilizzare, vedi, questa opzione qui, un dominio gratuito che ti mettono loro a disposizione, che potrebbe essere Alessio Furlan, eccolo qui. Lui fa una verifica se è già occupato, no, disponibili, publish change, pubblica modifiche, eccolo qui. Ok, adesso ti dice che il sito è stato regolarmente pubblicato. Posso cliccare ok e continuare con la modifica, o posso vedere il sito web. Quindi io vado a vedere il mio sito web, eccolo qui, sono online, qui ho l'indirizzo che posso anche condividere se voglio utilizzare quello messo a disposizione da loro. Guarda, Alessio Furlan Creator, qui ho l'immagine, come ti dicevo avevo impostato in modo tale che cliccando qui si finisse direttamente sul sito Unsplash, eccolo qui, e ci sono perfettamente dentro quando ci ho cliccato sopra, molto molto bello. Oppure collabora, voilà, mi si apre la pagina della collaborazione, eccetera. Torna alla home, chi sono, eccolo qui, torna alla home, contattami, e sono qui. Vado a inserire il testo, vediamo, Gigi test@prova.it. Ciao, sono Gigi e ti voglio dire che sei stato molto bravo con il tuo ultimo video. Accetto. Se io non accetto, guarda, invia messaggio, non mi dice no, Ciccio, qua devi accettare. Accetto, invia messaggio, lasciamo che lui lavori. Messaggio inviato, il messaggio è stato inviato, solitamente rispondo entro 24-48 ore, ok, e ritorno alla home page. Ovviamente se io vado a vedermi le email che ho ricevuto, mi troverò quelle email. Ecco l'email ricevuta, eccola qui, vedi, proprio arrivata a web.alessiofurlan.com da Gigi, mi dice nome Gigi, email era l'email che lui mi ha comunicato, il consenso è stato dato in questo giorno, a quest'ora, e il messaggio, ciao, sono Gigi, ti voglio dire che sei stato molto bravo con il tuo ultimo video. A me basterà fare rispondi per rispondere direttamente a Gigi tramite il suo indirizzo mail, che ovviamente è un test@prova.it, quindi è un test inesistente, non salvare. Vado anche a cestinare questa mail. Bene, molto ma molto semplice. Torniamo adesso sull'interfaccia di lavoro, ovvero siamo qui. Ok, posso a questo punto qui, con tutte le opzioni che ho a disposizione, fare tante cose. Posso annullare l'ultima operazione, posso inserire degli elementi personalizzati, ma non te li faccio vedere ovviamente in questo video. Puoi vedere come parte in preview animation la pagina del sito, vedi, parte così, compare, si ha delle animazioni. Qui posso vedere le sezioni del sito, quindi ho l'home page, ho l'area work, ho l'area about, ho l'area contatto e il ringraziamento del contatto. Mi serve per passare velocemente, tipo se ne ho tante devo passare direttamente ad about, ok, sono qui e sto prima, insomma qui ho la freccia per ritornare a rivisualizzare tutte le sezioni. E avanti così, posso veramente creare tutto quello che voglio. Cliccando qui sullo smartphone, credo sia abbastanza facile da intuire, cliccando lì vedi come verrà visualizzato il sito web su uno smartphone, e guarda come funziona bene, veramente veramente fatto bene. Ovviamente non scorre così, ma sarà che ogni volta che tu premi un pulsante finirai su un'area specifica delle pagine che abbiamo visto lì. Torniamo alla visualizzazione desktop view, il salvataggio l'abbiamo visto, qui abbiamo il panino dove abbiamo tutte le opzioni, pubblica, abbiamo già pubblicato, visita sito, start over, ovvero ricomincia il sito da zero, background se vuoi inserire un qualcosa dietro, pagina, cliccando lì puoi andare a modificare delle caratteristiche sulla pagina, documentazione se vuoi vedere tutto quello che riguarda card e come funziona un sito web, istruzioni, oppure andiamo su dashboard e da qui vedi vado a gestire tutti i siti web. Qui sta creando la preview, quindi ci vorrà un po' di tempo. E qui dai siti web si possono fare tante cose. Posso editare il sito web, posso
permettere ad altre persone di accedere alla gestione di questo sito web, se ovviamente il mio piano lo permette, posso decidere di trasferire questo sito ad un altro utente, tipo tu crei un sito per una persona, questa persona te lo dice, bello, adesso te lo voglio comprare, ok, si fa un account qui su Card e tu glielo trasferisci. Grandiosa questa roba. Oppure stai collaborando con degli amici, ti fai un sito web, questo qui, Mastermind Foto Italia con Riccardo e Daniele, e poi decidiamo che uno deve gestirlo un'altra persona, lo trasferisco velocemente ad un'altra persona. So ad esempio che Daniele, anche lui utilizza Card, quindi potrei mandarglielo. Posso duplicare questo sito, voglio farne più copie per fare delle modifiche, oppure voglio modificare il sito per fare delle modifiche ma senza renderle pubbliche queste modifiche, lo modifico e alla fine andrò a cambiare magari l'indirizzo, il dominio, renderlo quello ufficiale. E qui abbiamo ovviamente delle opzioni per gestire il sito. Cosa manca quindi adesso da vedere? Direi che abbiamo completato tutto, manca solo da vedere quanto costa gestire questa cosa. Abbiamo visto che è estremamente semplice, andiamo a vedere quanto costa. Per farlo, se non ricordo male, devo andare qui su Management Account e vediamo i piani, qui ci sono i metodi, piani, c'erano i metodi di pagamento. Io ho il Pro Standard, eccolo qui, da $19 all'anno, veramente semplice, si autorinnova il 18 maggio 2021, posso disattivare questa opzione. E cosa mi dà questo Pro Standard Future? Andiamo qui e come le fa vedere, posso creare fino a 10 siti, veramente con $19 all'anno, meno di 20 euro, posso creare 10 siti, posso avere il custom domain con SSL, ovvero il dominio personalizzato, dopo te lo faccio vedere, simple forms, ovvero i contatti eccetera, widgets, metodi per inserire dei codici senza il brand di Card che invece è nella versione gratuita, pro templates, immagini in alta qualità, video, guarda c'è veramente una infinità di opzioni. Qui ci sono ovviamente i pagamenti. Andiamo avanti, ci sono altri piani tipo con Change, io sono sul Pro Standard, il Current, posso andare sul Plus che sono $42 all'anno, anche lì veramente una sciocchezza, 25 siti, ha tutto esattamente come quello che ho io, ma con in più posso avere i custom template, ovvero posso modificare il codice, quindi fare proprio delle personalizzazioni estreme, posso avere il redirect, quindi un link non lo utilizzo più, posso reindirizzare, posso bloccare l'accesso al sito con delle password, quindi faccio un sito da mostrare a un cliente eccetera, gli do una password in modo che possa solo vederlo tramite la password, settaggi avanzati, ok, quelli che avevamo visto che erano bloccati, e posso, molto bella questa cosa qui, scaricare il sito in HTML con tutte le sue cose. Tu potresti scaricarti il sito e buttartelo su un tuo host personale e quindi avere magari le performance di un host iper professionale, iper veloce, che funziona meglio. Bene, veramente interessante. Ovviamente c'è anche la versione Pro Lite, 3 siti, è un po' limitato su alcune cose, ma è comunque molto molto interessante. Direi che non c'è veramente nient'altro da aggiungere se non farti vedere, tornando qui sulla dashboard, come si crea, vedi intanto ha creato l'anteprima, come si inserisce un come si chiama, un dominio personale. Quindi vado su edit questo sito, modifica questo sito, sta caricando bene, eccolo qui, publish a custom domain, qui devo inserire il mio dominio che ad esempio è alessiofurlan.com e lui però mi dice guarda che devi inserire sul tuo DNS, vedi è disponibile, devi inserire sul tuo DNS queste impostazioni, ovviamente sono impostazioni che devi saper fare, se non le sai fare lascia stare, dai in mano la cosa a qualcun altro, facciamo così, publish change, vado a reimpostare il dominio, quello di Card, torno sulla dashboard perché vado adesso a cliccare qui su gestisci il sito, dove posso, oddio ho cliccato per errore, posso cambiare lo stato di pubblicazione, posso gestire la mail con la quale gestisco il sito web come accesso al sito web, qui ho alcune informazioni, vediamo
sito, posso cambiare alcuni dati ancora, questo è molto interessante. Posso creare un'immagine che verrà presa dai social network, quindi quando pubblico delle foto sui social network ti crea già l'anteprima come la crea, o va a prendersi un'immagine che è presente nel sito, oppure tu gli dai quella che vuoi tu, come anche l'iconcina. Qui ci sono vari settings come la lingua, andiamo a mettere italiano, quindi siamo sicuri. Vabbè, Italia, siamo sicuri che i contenuti del sito non avranno delle informazioni in inglese, tipo attenzione devi compilare questo campo, attenzione non è spuntato la voce di conferma, se tu metti inglese te lo scrivi in inglese, qui te lo scrive in italiano. Qui possiamo inserire i metadati, password opzionale, ovviamente devo fare un update, anche qui l'update frequency. Qui posso inserire il codice Google Analytics se vuoi tenere monitorate le statistiche di visite al sito, veramente molto molto comodo. Sharing, ok, qua posso decidere trasferisci, posso trasferirlo a qualcun altro. Download, ovviamente se fosse possibile potrei scaricare il sito, ovviamente delete sito, cliccando qui, cliccando là, vado a cancellare il sito, cosa che non voglio fare. E torniamo qui finalmente fuori dal desktop del mio computer. Ti ho fatto vedere questo strumento. Ti è stato utile? È comodo? Io credo proprio di sì. Io ho deciso di portare il mio sito qua perché è estremamente facile. Non è questione di soldi, perché alla fine io già sto pagando un hosting che tiene il sito, il blog tecnicafotografica.net, e quindi metterci un altro sito per me non costa nulla, sarebbe uguale, già pago un servizio, aggiungere un sito web non cambierebbe nulla. Tuttavia ho deciso di portarlo qui per la semplicità. WordPress sì, è veramente versatile, ci puoi fare di tutto, ma la sua versatilità è anche il suo aspetto negativo, è molto complesso. Invece qui è molto molto semplice e preferisco utilizzare questo approccio. Semplice, easy, minimal, pulito, è una cosa che mi piace veramente tanto. Dimmi un po' cosa ne pensi anche tu, vai qui sotto nei commenti, dimmi il tuo punto di vista, ti metterò anche il link per accedere a Card, e se utilizzi quel link e deciderai di fare un abbonamento con loro, utilizzare il loro servizio, io riceverò una piccola ricompensa da parte loro, a te non costa nulla se ti interessa darmi una mano. Per questa puntata è tutto, io sono Alessio, se il video ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale e un clic sulla campanellina per rimanere aggiornato sulle mie prossime pubblicazioni. Ciao da Alessio e ci vediamo al prossimo video.